L'attesa era per l'incontro sull'accordo di programma per la bonifica e messa in sicurezza del sito di Bussi, quello che per tantissimi anni era stato inquinato all'insaputa di un'intera popolazione. Intorno al tavolo erano seduti il governatore d'Abruzzo, il sindaco di Bussi, rappresentanti del polo chimico Solvay, funzionari della regione e in diretta web c'era anche il Ministero dell'Ambiente. Tutto pronto per arrivare ad un avvio delle operazioni, ma dopo quasi due ore di riunione il sindaco di quella che è stata definita la discarica dei veleni dichiara interrotto ogni rapporto con le parti. Un percorso iniziato circa tre anni fa, un percorso condiviso che vedeva come protagonisti il Ministero, il Commissario, la Regione, il Comune e Solvay, oggi è un percorso a mio parere che si interrompe. Abbiamo scoperto che Solvay e il Ministero non condividono più il percorso fatto, per cui a questo punto il Comune si sente svincolato dagli impegni portati avanti fino ad oggi e da domani il Comune farà altre azioni per tutelare il Comune, il Paese, i cittadini. Quali sono i punti che hanno visto d'accordo il Ministero e la Solvay e invece no il Comune di Bussi? Noi oggi abbiamo scoperto che Solvay dal 1 novembre ad oggi ha sentito una serie di imprenditori tranne quello scelto dall'amministrazione comunale.